Si torna al San Filippo e l'obiettivo è sfruttare il calore del pubblico amico, fin qui soltanto un pareggio tra campionato e Coppa Italia, poi soltanto vittorie. Sì, sicuramente, diciamo che è il nostro fortino, dobbiamo sfruttare abbastanza bene anche perché veniamo da un risultato negativo e quindi bisogna un attimino riprendere la marcia per riconquistare la vetta più presto possibile. Finalmente buone notizie dall'infermeria, tutti recuperati. Sì, stanno tutti bene, abbiamo curato Chiavoro, Quintoni, Leon, Croce, quindi sono stati tutti convocati, in settimana hanno fatto anche la partitella nell'amichevole col Taormina, quindi sono tutti a disposizione. Tante possibilità di scelta, l'impressione che comunque la base di partenza è questo 4-4-2 che da Palazzolo in poi ha cambiato il volto di questo Messina. Sì, il modulo non verrà cambiato sicuramente. Per quanto riguarda le scelte li farò domani mattina, sono tutte a disposizione, stanno anche bene, quindi sicuramente cercherò di mettere in campo quello che ritengo più opportuno, ecco, anche perché durante la partita ci sono diverse soluzioni. Campionato equilibratissimo, c'è la possibilità di riconquistare subito il primato che vorreste mantenere in vista delle ultime gare del girone d'andata? Sì, il campionato è molto equilibrato, l'abbiamo visto, la classifica è molto corta, credo che ancora ci sono dei cambiamenti per quanto riguarda la vetta della classifica e bisogna finire il giro d'andata per vedere un pochino come sono le cose. Ecco, noi dobbiamo essere bravi in questo momento a sfruttare queste quattro partite che abbiamo adesso, perché abbiamo tre partite in casa e una fuori, quindi dobbiamo cercare piano piano a pensare già da domani a Sambiase, che è una partita che bisogna affrontare nel miglior modo possibile, con la giusta cattiveria, perché bisogna fare punti, e poi sfruttare bene il fattore campo con le altre due partite e andare a fare il risultato a cava. Ecco, poi alla fine, quando finisce il giro d'andata, si faranno le valutazioni, però noi ci teniamo tanto a arrivare al giro di boa prima in classifica. Affrontate una formazione ostica, di categoria, che negli ultimi 3 anni è sempre uscita indenne dal San Filippo, un motivo in più per vincere. Da 3 anni che il Messina non riesce a vincere, sicuramente è una formazione che ultimamente sta avendo qualche difficoltà, però quando si viene a Messina le difficoltà si superano, nel senso che cerchi di dare sempre qualcosa in più per tirare fuori un risultato importante, però da parte nostra domani troveranno una partita molto difficile, una squadra molto incazzata, e questo lo posso dire, molto cattiva, perché abbiamo bisogno di fare punti.